Sì, purtroppo per l'allerta meteo siamo rimasti rammaricati perché non abbiamo il tempo meridionale per preparare il percorso e quindi a malincuore abbiamo dovuto rinviare questa manifestazione. Manifestazione che troverà adesso una nuova data sul calendario? Sì, anche perché dall'esperienza dell'anno scorso con il comitato regionale che era entusiasta e pure gli atleti ci hanno invitato a riproporre questa data, pure perché questa era una bellissima manifestazione perché abbracciava tutti i bambini del settore giovanile, dai ragazzini dai 6 anni ai 14 anni, quindi era molto partecipata. Quindi spero che per fine gennaio di riproporre questa manifestazione. Infatti erano oltre 100 gli iscritti alla competizione regionale, ma il Parco Santo Spirito è stato messo off limits KO dalla pioggia? Allora, per il momento erano 100 iscritti, ma si prevedevano molto di più, quindi con grande rammarico. Purtroppo quando c'è l'allerta media, nonostante l'amministrazione comunale ci mette il parco a disposizione, però è la regione che emana questa allerta media, non si può fare altrimenti, pure perché dall'esperienza brutta che sta succedendo in giro non possiamo rischiare e quindi siamo costretti, anche se domenica porta a bel tempo, però il problema è tutta l'organizzazione che ci vuole e non abbiamo il tempo materiale per poter fare questa manifestazione.